Garantiamo la sua azione e il sostegno pieno, consapevole del momento, come è sempre stato in questi mesi. E voglio dire non a lei, Presidente, non a lei, ma a qualche facile commentatore fuori di qui, che qui non ci sono palle al piede. Qui c'è gente che si sta caricando di una mediazione difficile col Paese in un passaggio difficile. Se qualche facile commentatore vuol venire a fare un giro con me, forse registra la penna. A noi non sfugge il fatto che oggi non è facile appoggiare questo governo. Non è facile dire al Presidente del Consiglio quello che noi onestamente gli diciamo, che se non ci fosse questo Presidente del Consiglio e se non ci fosse stata questa svolta politica, forse oggi un altro paese sarebbe al posto della Spagna. Noi che sediamo in questi banchi, fino a che gli elettori ci concederanno di stare qui, abbiamo il dovere di rispondere con un atto di verità agli italiani. Lei ha il sostegno delle principali forze parlamentari del Paese. Queste forze parlamentari, credo, all'unisono le diranno che lei ha un mandato pieno. Noi tifiamo per l'Italia, noi tifiamo Italia. Quando lei andrà lì a fine mese, noi saremo idealmente al suo fianco perché crediamo che lei possa svolgere un ruolo importante lì. Usi questo consenso. Dica alla Merkel che se la Germania continua in quella direzione, per quanto lei sia volenterosamente vicino ai temi della Germania, il Parlamento italiano potrebbe avere delle reazioni negative ad una certa politica della Germania. Usi questo consenso e farà bene al suo governo, al Parlamento, ma soprattutto all'Italia. La ringrazio.